Raccontate da dove venite. Tu da dove vieni? Sono qua di Milano, io. Cosa fai? Lavori? Lavoro, faccio i carburatori per la dell'orto. Vai, vuota moto cross. Da cross, ah, dai, Honda, Husqvarna, Yamaha. E vieni qua tu, Sara? Sì, sono qua in compagnia dei miei amici. Quanto tempo ci metti a fare questa bellissima? No, vabbè. No, vabbè, un'oretta. Poi dipende, sì. Sì, solo. Sì, sì, più o meno ci ha azzeccato. Io? Io a pettinarmi così, non sono pettinato perché non c'avevo voglia di tirarla su stasera. Ma boh, non lo so, devi chiedere a lei che è la mia ragazza. Mi fa sempre perdere l'auto. Quanto tempo ci mette? Troppo sicuramente. Ma dov'è che devo guardare? Scusa. No, ma perché io guardo lui? No, tu devi guardare. Ah, tu okay. Cosa fai? Studi, lavori? Io non riesco a fare. Intellettuale. Sì, io faccio il classico. Fai il classico? Sì. Fantastico. È bravo, è anche bravo. Prende le mie volte. Io studio da privatista. Che cosa? Linguistico, liceo linguistico. Non è vero, non studia. No, studio. Invece tu cosa fai? Lavori, studi? Io lavoro. Che lavoro fai? Mi spacco i coglioni. Cioè? Fabbrica, sono a casa in cassa integrazione adesso. Ma che lavoro facevo? In che fabbrica di che tipo? Alluminio, Whirlpool, scavolini e robe così, figa. Uh-huh. Ho capito. E venite qua tutti i sabati? Quasi tutti i sabati, sì. Cosa fa tutto il giorno? Beviamo. Eh? Beviamo. Beviamo. Beviamo, si sta in compagnia, si parla. Si diverte. Ci si diverte. Dire, quando possiamo andiamo ai concerti. Capito? Ma questo, scusa, questo look... Cos'è da heavy metal? No! Scusate. Cos'è un insulto? Street punk. Cioè, punk anni 70 punk. Proprio. No, quelli sono i 77. Eh? Quelli sono i 77. Tipo i Sex Pistols. Sì, il punk, sì, il punk, ma sì, ma il punk che c'era una volta al giorno d'oggi non esiste più. C'è un'altra cosa. Ma tu riesci a guardare quella cosa? Ma no, io non guardo, io guardo lui. In che senso un'altra cosa il punk? Un'altra cosa, perché negli anni nel 77 c'era una situazione diversa rispetto ad oggi. E adesso io personalmente sono punk per continuare determinati ideali in cui credo. Ma quali sono gli ideali del punk? Tantissimo. Il punk bisogna spiegare tante cose. Come? Il punk bisogna spiegare tante cose. Il punk si divide in tante categorie, possiamo così chiamarle. Possiamo così chiamarle. No, ma lascia stare le categorie. No, per spiegare bene. Al giorno d'oggi un punk può essere una persona che non ha voglia di farselo mettere in culo dalle altre, che pensa con la sua testa. Ed è convinto delle sue idee. Dalla società. Sì. Poi avere la cresta, avere il chiodo borchiato, quello un di più. Essere, tra virgolette, così, cioè noi tendiamo a dire stiloso. Prima però di tutto, però. Lo stiloso viene dopo, però prima viene la testa, capito? Appunto. Prima quello di tutto avere il chiodo borchiato, avere il gilet borchiato così, quello viene dopo. Fai vedere il tuo chiodo di dietro? Il suo fa schifo! Bellissimo! Non è vero! Sta minchia! E se avevo il chiodo borchiato ti battevo! Se avessi quanto tempo ci hai messo per elaborare questo chiodo? No, vabbè, il mio gilet ci ho messo, vabbè, per farlo tutto ci ho messo un anno. Ah, Il chiodo ci ho messo un intero anno scolastico. Perché a scuola mettevo le forche invece di mettere. Senti, e la tua insegnante cosa dice del classico? Allora, una volta mi ha interrogato in latino, ma ha detto che era impossibile perdermi. Ah, fantastico. No, però non hanno mai avuto pregiudizi su di me. Tu vai a scuola con i capelli da fatta turchina? Di sicuro non mi metto la parrucca. Vedi che era fatta turchina. Non sono io. Vado a scuola così come sono. Cioè, non hanno mai avuto pregiudizi su di me. Che motivo avrebbe di cambiare per andare a scuola? Vabbè, a volte le persone, cioè molto spesso le persone hanno pregiudizi, però cioè, io ho avuto anche la fortuna di avere dei professori che non li hanno, per fortuna. E i tuoi genitori cosa dicono del tuo look? Beh, mio padre mi dice che vorrebbe avere una figlia normale. E mia madre diciamo che ha accettato la cosa e a me fa piacere, infatti, cioè la maggior parte della mia famiglia da parte di mia madre così ha accettato la cosa. Ma te ne paghi, figa! C'è un po' di disaccordo, tuo padre? Mio padre è contentissimo. Tuo padre. Abbiamo già avuto diversi diverbi sulla mia situazione, tutto.
adesso si è messo un po' il cuore in pace. Alla fine sono 5 anni e basta che sono così. Avrà capito che non è una cosa passeggera, ma è una cosa in cui credo. E tu di papà? Ci ho perso la speranza. E il tuo? Vabbè, allora... La tua mamma e tu? No, io ho cominciato molto presto. Ho cominciato dopo la quinta elementare. Perché mi ricordo era uscito, ascoltavo punk californiano tipo Offspring, Sum 41, NoFX. Ed era uscito quell'album... Gruppi di merda, insomma. Sì, ho cominciato con quei gruppi lì. Era uscito l'album americano degli Offspring. A me piaceva Pretty Fly for Away Guy degli Offspring, mi faceva impazzire all'epoca. Poi, piano piano, sono cresciuto. Ho capito, mi sono culturizzato da solo, sono andato a studiare proprio la mentalità punk, la musica. Ma tu tutti... suoni? Tu suoni? Lui suona. La chitarra. La chitarra. Sì. Siamo, essendo di Asti, ad Asti con altri miei quattro amici abbiamo formato un gruppo. Un gruppo di che tipo? Punk. Punk. Uprising Punk, sì. Ci teniamo comunque a girare diciamo per l'Italia. E a fare concerti e a suonare per questa gentaglia qua. Hanno suonato, loro hanno appena fatto un tour in America, questi coglioni, sì, qua siamo andati, con i Revolt and Destroy. Siamo andati anche in America, abbiamo fatto due date in California. Senti, ma California. I vostri nomi, tu come ti chiami? Io Alessandra. Io Delpo, il mio soprannome è Delpo, tutti mi conoscono come Delpo. Christian. Maestro. Mauro. 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 Senti, ma qua nella piazza Sant'Eustogio però non vi vedono molto bene. Anche in cosa, ma la gente non ci vede mai. No, secondo voi perché? Perché sono perché basta guardarsi in giro. Perché in Italia la mentalità è molto ottocentesca. Ma non è soltanto dire. In Italia, in tutto il mondo. No, stai zitta. In America. Quando vado ai festival in Inghilterra, in Germania, io vedo. Io vedo. Vabbè, l'Italia magari... Comunque ci guarda male semplicemente perché la maggior parte della gente... Ma la gente non capisce. È normale. Se non ci arriva concettualmente. Se la maggior parte della gente iniziasse a girare in giro con le creste, i capelli colorati, i chiodi borchiati, noi saremmo la normalità. Magari alla fine se fossimo la normalità, magari io non sarei neanche più punk. Perché a me il punk è anche un modo per esprimermi e per far vedere che io non sono come tutti gli altri e non ho voglia di essere come tutti gli altri. Per cui alla fine non avrebbe neanche senso. Però ti dico che se le persone alla fine si conciassero tutti come noi, alla fine nessuno di noi avrebbe scazzi. Sì. Ragazzi, vi saluto. Okay. Ciao. Ciao.